per iniziare il primo Acea Innovation Day. Siamo in attesa che si riempia la sala, sono attesi tantissimi ragazzi. Oggi parleremo di innovazione, cioè di come sta cambiando il mondo, di come le tecnologie lo stanno fortemente modificando e di quali strumenti dovremo sapere e conoscere per affrontare il futuro. Il modello manageriale è fondamentale non solo per aggregare competenze diverse, specialistiche e non, ma soprattutto è fondamentale per rendere coesi, diciamo così, e focalizzati al risultato mondi molto diversi e una diversità che è poi il valore stesso, diciamo così, dell'azienda ed è il driver dell'innovazione di Open Cyber. Tra l'altro inizia dai board. Inizia in primis dai board, cioè quanto i board sono capaci di dare impulso, di accettare gli errori, di finanziare, investire anche nei rischi e di far evolvere le competenze nel tempo. In azienda noi non usiamo più la parola cambiamento, oramai da tempo che usiamo la parola evoluzione. Stiamo vivendo una nuova rivoluzione industriale, la digital transformation. Io direi che è talmente epocale che probabilmente a mio parere, un altro episodio simile a quello che sta avvenendo oggi probabilmente risale a 50 anni fa come importanza. Rispetto alle rivoluzioni industriali che abbiamo vissuto in passato, oggi stiamo parlando di un qualcosa che sta veramente andando, mi verrebbe da dire, alla velocità della luce. E quindi l'uomo fa fatica. Le nostre direttive sono molteplici, si va dall'automazione dei processi, tipicamente quelli amministrativi, quelli fortemente ripetitivi, dove l'introduzione dell'intelligenza artificiale, del machine learning, ci aiuta a rendere questi processi più veloci, più efficaci, più efficienti e soprattutto di qualità maggiore. Nella gestione di un'azienda di servizi e di infrastrutture per il pubblico, il tema del dato, della dimensione dei dati e della gestione degli stessi è oramai evidentemente di grandissima attualità e di grande necessità. Quindi evidentemente per poter fare questo al meglio necessitano strumenti di intelligenza artificiale che rendano il dato fruibile e che ci aiutino a migliorare i nostri servizi. Il primo Acea Innovation Day non è soltanto un evento, è l'inizio di una collaborazione diffusa. Oggi abbiamo invitato tutti i principali attori dell'ecosistema dell'innovazione per indagare un tema molto importante, quello dell'intelligenza artificiale. Tavolo di collaborazione che vogliamo tenere aperto e continuare nel futuro, anche indagando altri temi importanti per l'innovazione e della sostenibilità. Abbiamo detto che è soltanto l'inizio ed è stato un grande inizio. Acea è un'azienda, come si sottolineava poco fa, molto vicina ai propri territori. Essere sul territorio per un'azienda infrastrutturale come la nostra è mettere al servizio della città un'infrastruttura e dei servizi che aiutano a vivere meglio, e quindi il concetto di Smart City. Attenzione alla risorsa umana, alla sua formazione, al suo reskilling, alle modalità di lavorare, ad un'attività che sempre più coinvolga tutti, perché più questo avviene, più si producono idee efficaci e più l'innovazione cammina e diventa, come dicevo prima, non il cambiamento per il cambiamento, ma l'evoluzione di un sistema aziendale, di un sistema territoriale, di un sistema economico. Il più grande investimento del 2019 lo stiamo facendo su Roma, con il nuovo campus Austiense, che sarà un campus molto grande di quasi 6.000 metri quadri. Cito tutto questo perché l'operazione su Roma nasce anche grazie al supporto di Acea, che crede in questo investimento, in questa operazione. Con Acea ci sarà un grande scambio di idee, di team, di ragazzi, di contaminazione, una parola molto abusata ma in questo caso vale molto, quindi ringraziamo Acea come azienda che ha creduto in questo investimento che noi facciamo su Roma, al nuovo campus di Ostiense. Grazie Massimiliano. Google è diventata un'azienda machine learning first.
Questa è la sfida che a nostro modo di vedere darà i maggiori risultati, maggior impulso di innovazione negli anni a venire. Se consideriamo che da qui al 2050 il complessivo mercato ferroviario crescerà del 30%, capite che tipologia di mercato è? Un mercato che ha un estremo impatto sull'economia proprio del sistema del mercato ferroviario. 10 anni fa è stata scoperta l'epigenetica, cioè un livello ulteriore di lettura del DNA che è una lettura che non guarda solo le basi nucleotidiche, ma anche le basi con dei gruppi funzionali organici che possono essere messi lì o non messi lì da alcuni enzimi. Abbiamo appena finito il primo ACEA Innovation Day 2019. C'è stata tantissima discussione, tantissima partecipazione sia questa mattina che oggi pomeriggio. Abbiamo parlato, il tema fondamentale è stato l'intelligenza artificiale e come questa sta cambiando i modelli delle nostre aziende e delle nostre organizzazioni. È stato, devo dire, un dibattito particolarmente interessante che si è incentrato sulle skill, sui progetti, ma cosa più importante su come rendere efficace queste innovazioni grazie alle nostre persone. Quindi alla fine, al centro, c'è e rimarrà comunque l'uomo. Un tema importante che poi ci siamo lasciati, che potremmo anche discutere e lo lancio come teaser per l'anno prossimo, è: ma l'innovazione, il famoso ecosistema, quanto contribuisce davvero a portare a casa i risultati? Vi lascio questo teaser, ne discuteremo probabilmente insieme l'anno prossimo.